Eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, ore 17, leovegas.news e soprattutto Leo Talk Serie A, il calcio sia con voi. In diretta alle 17 oggi perché prima abbiamo assistito con piacere alla partita della primavera tra Inter e Sassuolo. Tra l'altro l'Inter ha vinto proprio nei minuti finalissimi, quelli oltre il tempo regolamentare. Sono molto contenta perché lo studio è ricco questo pomeriggio, a partire da Nicola Legrottaglie, ben ritrovato. Ciao, ciao Nick. Ciao a tutti. A partire da David Pratelli in persona, buon pomeriggio David. Ma che bello essere qua, guarda, in mezzo a due colossi, a due mister, pensa con Nicola e i suoi piccoli fratelli Nicolini, capito? Va bene, insomma. Carlo Nicolini, buon pomeriggio, ben ritrovato anche buon pomeriggio a tutti. Anche a te. Allora, diciamo la verità, che anche lui doveva essere qui oggi. Mannaggia. Però, la stragrande maggioranza degli italiani è positivo, ma sta bene. Igor Barbazza, buon pomeriggio. Buongiorno a voi, sempre positivo, quello a prescindere dal COVID. No, guarda, in realtà ho fatto oggi un tampone casalingo e sembra essere negativo, quindi se mercoledì il tampone andrà bene, lunedì sarò lì. Ok, bene. Comunque non ti illudere, perché se fai il molecolare vai avanti anche per un mese a risultare positivo anche se stai bene. Te lo dico perché in famiglia abbiamo avuto casi di questo tipo. Comunque intanto, ecco, l'importante è che sei con noi in diretta e in collegamento. Un pomeriggio e soprattutto un'ora molto ricca di impegni. Mi fanno cenno che tra l'altro ce l'abbiamo al telefono e ce l'abbiamo per pochi minuti. Ho voluto raggiungere, e lo ringrazio per questo, intanto un amico, ma soprattutto oggi un ex arbitro, Ezio Morina. Buon pomeriggio Ezio, benvenuto a Leo Talk Serie A. Ciao Ezio. Ciao Valeria, buongiorno a tutti. Allora Ezio, so che hai pochi minuti per noi, quindi io vado dritta, ti faccio due o tre domande, sulla base poi delle risposte che ci darai avremo modo con gli ospiti di commentare, perché chiaramente ieri c'è stata la partita, quella tra Juventus e Inter. Inter vince 1-0 su una Juve, forse la più bella Juve della stagione che abbiamo visto. Il rigore, quello realizzato da Çalhanoğlu, c'era? Prima domanda. Allora, come domanda tu vai subito al punto, poi se vuoi però analizziamo un attimo quello che è stato l'arbitraggio di ieri, ma per rispondere alla tua domanda specifica io ti rispondo sì, c'era, perché quello che ultimamente viene chiamato da Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e di Serie B, lo step on foot, che sarebbe poi per quelli che hanno meno familiarità con le lingue straniere il classico pestone, il pestone sul piede c'è stato e quindi era calcio di rigore, assolutamente. Ok, questo è corretto. C'era un rigore su Zaccaria? C'era assolutamente un rigore su Zaccaria, perché come c'è stato il pestone tra Morata e Dumfries, c'è stato il pestone di Bastoni su Zaccaria. L'unica cosa che poteva far discutere era la posizione geografica del contatto, il punto di contatto. Si è visto e rivisto che il punto di contatto è esattamente sulla linea, quindi ricordando che la linea dell'area di rigore fa parte della stessa area, era altrettanto calcio di rigore. Senti Ezio, ma come viene interpretata, adesso qua ti faccio una domanda che prevede una risposta un pochino più, diciamo, ad ampio contenuto, ma come viene interpretata da parte dell'arbitro la VAR, o il VAR che dir si voglia? Perché adesso, al di là della gara di ieri, su cui poi avremo modo di approfondire di tutto e di più, però dall'inizio del campionato a oggi sembrerebbe esserci, meglio, un'interpretazione diversa spesso di fronte a episodi similari che magari si sono svolti in partite diverse. Allora, qual è il vero modo attraverso il quale interpretare il supporto tecnologico rispetto a quello che vede l'arbitro fisicamente in diretta durante la partita? Ma dal mio punto di vista personale bisogna modificare quello che è il protocollo, perché non abbiamo ancora capito bene tutti quanti quando il VAR può chiamare l'arbitro, non lo può chiamare, su quale decisione. Cioè avere un quadro chiaro, ma soprattutto dopo questo avere uniformità, specialmente su un tipo di contatto oggettivo come il pestone.
o questo step on food che dir si voglia, si scelga una linea precisa, la si segua fino alla fine, perché altrimenti è caos totale. Se adesso, vedi come nello specifico abbiamo parlato del fallo su Zaccaria ieri, la discussione poteva essere: non si sa esattamente dove sia avvenuto il contatto, ma come? Ci sono tutte queste telecamere, tutte queste riprese, tutti questi farmaimmagine, non si riesce ancora a capire dove è stato esattamente il contatto, da una parte e dall'altra parte sì. Sicuramente il contatto del primo calcio di rigore era più facile da vedere, il secondo molto meno. Però ci sono troppe interpretazioni di questo VAR, troppe e personali. Ci va una uniformità. Ecco, a questo proposito, il team arbitrale ieri, in una gara che pesa tantissimo e che porta con sé anche un valore molto importante al di là della classifica come Juventus-Inter, che team arbitrale è stato? Cioè, giusto per così identificare un voto, che voto potremmo dare? E ad essere generosi, dare un 5 è veramente, ma tanto tanto generosi, perché guarda, io ti vado a prendere un paio di episodi solamente. Dopo l'ammonizione di Lautaro per il fallo su Locatelli al secondo minuto, ammonizione sacrosanta, al 22esimo del primo tempo c'è stato un fallo di Lautaro su Chiellini a piede martello che sarebbe stato un cartellino giallo tendente all'arancione, ma questo sarebbe stato il secondo giallo. Cioè, dal 22esimo del primo tempo in avanti l'Inter avrebbe giocato in 10 uomini. Questi sono le cose. Visto che per anni abbiamo sentito parlare del mancato giallo di Pjanic in quel famoso Inter-Juventus di 3 anni fa o 4 che siano, e questo ce lo dobbiamo ricordare anche questo, perché se ci ricordiamo solo ed esclusivamente quelli che vanno in favore, diciamo in favore tra virgolette, alla Juventus, è un discorso. Se facciamo i tifosi è un discorso, ma se cerchiamo di essere obiettivi, questo è tutto un altro paio di maniche. Il secondo che ti voglio portare come esempio è la ripetizione del calcio di rigore. Se tu vai a vedere quelle che sono, scusa, ma qui mi sta suonando di tutto. Siamo abituati ormai tra smart working e lavoro da qualsiasi luogo, non ti preoccupare. Vai Ezio, ecco. Concludi pure. No, concludo che la ripetizione, per il fatto che De Ligt sia entrato in area di qualche centimetro, mi sta benissimo, questa è la rigida applicazione del regolamento. Però oggi io mi sono guardato i calci di rigore che sono stati assegnati e battuti ieri in Serie B, non vado tanto indietro, solamente ieri, e ho visto che in tutte le situazioni qualche giocatore è entrato in area, quindi anche qui più uniformità, perché se no non ci capiamo più niente. Ezio, prima di salutarti e ringraziarti, Rocchi ha detto che se l'arbitro da VAR si porta dietro l'atteggiamento che ha in campo sbaglia, e quindi proprio per questo c'è un articolo interessante uscito qualche giorno fa su Calcio e Finanza, si sta costruendo una squadra di soli varisti. Sarà questa la risposta ai tanti dubbi e anche alla tanta confusione che hanno accompagnato questa stagione in particolare? Secondo me no, non sarà la risposta, perché comunque sarà sempre un essere umano che vedrà delle immagini e giudicherà. Il VAR non sarà mai uno strumento che ti rilascia lo scontrino con scritto sì è rigore, no non è rigore. Chiarissimo, grazie Ezio Morina, un abbraccio, un bacio, buon proseguimento, ciao Ezio, Maria, grazie. Buona serata a tutti. Ciao. David. Sì, no, dicevo, allora se c'è una squadra di varisti, a questo punto andranno poi tutti in raduno a Roxy VAR, perché se, non c'è alternativa. Ormai, ragazzi, se facciamo anche, se fanno pure la squadra dei varisti. Oh, divento varista pure io. Ah, diventi varista pure, scusa. Poi chiamiamo Vasco facciamo, e siamo a posto. Ecco, facciamo un bel brindisi, così andiamo, ci troveremo tutti a Roxy VAR e poi si finisce tutto a Tarallucci. Però guarda che Carlo invece stava riflettendo sulle parole di Ezio Morina, vero Carlo? Sì, sicuramente, perché va bene l'uniformità, quello che ha detto, però qui non è questione di uniformità, qui è una questione di errori.
sono d'accordo che va rivisto il protocollo, che ci debba essere un protocollo. Ma qui stiamo dicendo, l'arbitro, parlo del fallo su Zaccaria, sì. L'arbitro ha fischiato il fallo, quindi già l'arbitro in campo l'ha visto. Chiamano al VAR perché col VAR, vedono, c'è un fermo immagine, che un piede è dentro l'area, l'altro è sulla riga, quindi è rigore sacrosanto, non lo danno. L'altro errore grosso, secondo me, del VAR, ieri è stato, ma non De Ligt che entra in campo o no quando tirano il rigore, che è giusto in quel caso, io ripeto, visto che l'hanno fatto anche il giorno prima con Belotti, ma il discorso è che era gol, quindi paradossalmente quell'errore lì è andato a vantaggio della Juventus e non dell'Inter, perché ha dato alla Juventus la possibilità che l'Inter sbagliasse il rigore, perché c'è la Noglu che sbaglia il rigore, poi non fa fallo, la Juve fa autogol, quindi hanno fatto errori su errori, su errori, ma con situazioni chiare, quindi fischiato il fallo su Zaccaria dall'arbitro, fermo immagine dentro e tu dai la punizione fuori. E io questa cosa qui non riesco a capirla, così come l'altra volta, perché è giusto anche dirlo, perché l'Inter adesso è rilanciata, probabilmente può vincere lo scudetto facendo le peggiori partite che sta facendo. Settimana scorsa il calcio pieno, netto, sul piede di Belotti, fermo immagine, lo vedono tutti e l'arbitro, il varista, dice palla. Cioè, qui non è questione di protocollo, perché non l'avessero chiamato, non l'avessero visto. Qui è questione anche, insomma, non dico di lenti, però insomma, di oggettivazione tutto, di ciò che si vede. Detto tutto questo, mi spiace che siamo qua capito. Con delle belle partite alla fine del campionato a parlare purtroppo di del arbitri. Beh, un pochino ci doveva stare, ci voleva, oggi. No, assolutamente. Tra l'altro 349-3276-004 è il nostro numero di telefono. Abbiamo visto passare un messaggino che ci è arrivato da Paolo. Vengo da te, Nicola, dice, ieri Lautaro come Pjanic nel 2018. Vabbè. È vero, corretto? È una buona memoria storica? Io non andrei a rispolverare cose vecchie, non c'entra niente. Cioè, guardiamo però da un punto di vista dello spettacolo che cosa può aiutare anche i tifosi ad assistere a uno spettacolo che non sia condizionato da episodi irrilevanti. Perché per me ieri quel rigore dato in una situazione non rilevante, perché la palla va verso fuori, quindi non va verso la porta. Io dico, troviamo la soluzione per migliorare lo spettacolo, non, per non far condizionare le partite da episodi che non servono allo spettacolo. Non puoi dare un rigore quando una palla va fuori verso l'angolo. Quindi io credo che il rigore deve essere dato quando c'è una chiara occasione da gol. Quindi, che non era quella di ieri, che non era quella di ieri. Specie. Quindi okay. Se noi limitiamo questo, limiteremo anche... Vuoi fare una riforma su questo? Sì, vera e propria. Io diminuirei anche le proporzioni dell'aria e quindi rimpicciolirei l'aria. Un cambio radicale. Io, sì. io direi, forse lui vuol dire, secondo me devono mettere anche canestri. E si chiama basket. E così cambiamo sport e siamo a posto. È inutile stare qui e dire ogni giorno ci sarà sempre uno che vede diversamente da un altro. Questo quindi sì. Noi dobbiamo pensare a migliorare lo spettacolo del calcio. Io devo stare in televisione, non posso stare 5 minuti fermo, tempo morto, per capire se uno l'ha visto in un modo e uno l'ha visto in due minuti. È difficile prendere una decisione. Quindi in due minuti hanno preso tre decisioni per rimediare a una sbagliata. Però posso dire una cosa? Intanto ti chiedo se i calciatori conoscono così precisamente il regolamento arbitrale. Allora, all'inizio dell'anno vengono e te lo spiegano. Ok. Però quindi in linea teorica il calciatore lo conosce. Esatto. Te lo spieghi questo. In un'ora. Poi da quell'ora lì tu non ne parli più per tutto l'anno. E quindi esatto. A ogni episodio tu ti informi. E poi forse, sento anche Igor su questo, sarebbe opportuno individuare delle regole, parlava prima Ezio Morina di protocollo, oggettive, cioè non interpretative, ma oggettive, per togliere tutte le polemiche che possono nascere attorno alle azioni da gioco e, come dice Nicola, non perdere tempo ma godere invece dello spettacolo del calcio. Igor. Sì, io penso che il problema sia esattamente questo. Poi possiamo discutere per ore sul fatto di accorciare l'area, addirittura anni fa Platini, quando era alla UEFA, diceva addirittura di allargare le porte. Quindi su questo possiamo parlarne per ore. Io semplicemente dico
per rispetto dei tifosi, visto che il calcio è anche, forse soprattutto dei tifosi, dovremmo trovare una regola che vada bene per tutti, perché giustamente anche ieri ho capito che non era chiara occasione da gol, però obiettivamente il colpo avviene all'interno dell'area o comunque sulla linea dell'area e devi dare il calcio di rigore, ma proprio per essere uniforme sempre. Invece una domenica c'è un'interpretazione, la domenica dopo c'è un'altra e anche il tifoso va in confusione, questo non è calcio. E poi ci sono tutte le lungaggini del caso che rovinano uno spettacolo, che spezzano di fatto anche il ritmo della partita. Comunque, prima scherzava Pratelli sul basket, però ci è arrivato un altro messaggino da Andrea che dice: VAR a chiamata stile pallavolo, Pratelli? Certo, ma a sto punto siamo arrivati a questo punto ormai. Quindi il calcio si trasforma in qualcosa di diverso. Ma non ci si capisce più niente. Già la tecnologia in campo, va bene, si può arrivare fino a un certo punto, d'accordo. Io ad esempio rimanevo sul gol non gol con la tecnologia. Però qui ragazzi anche basta fare così, è calcio di rigore, tocco a malapena alle grottaglie, sì, sì. Che magari lo tocco perché è un bell'uomo, cioè, subito calcio di rigore. Io penso che veramente bisogna un pochino rivedere questa regola, queste riforme, perché se no ne va dello spettacolo. Ha detto bene Igor a proposito di interpretazioni, che lui è un interprete, è un attore, e per cui lui ha interpretato bene quello che dovrebbe essere il comune pensiero del tifoso del mondo del calcio. Valeria. Vai Igor. Al di là della battuta di Davide, ma un'altra cosa che dovremmo debellare dal calcio sono le vere e proprie simulazioni con tutte le telecamere che ci stanno in campo, perché anche ieri abbiamo visto uno schiaffetto su De Ligt, un normale contrasto di gioco, sceneggiata la prima serata. E invece purtroppo il giocatore deve capire che essendoci tantissime telecamere, certe situazioni dovrebbero togliere, perché fanno che figure da polli. Però su questo, scusa Nicola, ti chiamo in causa da ex calciatore. Questo siete voi, eh. Voi lo sapete che avete non so quante telecamere, ma soprattutto non, una gara come quella di pensi. Ieri. Non ci pensi. Dai, no. Ma dai, quando scendi in campo, dai, non ti ricordi? Le mesce. Assolutamente, non pensi mai di non simulare. Quindi, secondo me, è proprio una cultura che tu hai da quando sei piccolo. Certo. Che ti insegnano, quindi dai primi calci. Quindi se ti insegnano che a ogni schiaffetto tu devi andare giù perché vuoi il vantaggio... Vai giù. Prescindere. Quindi è una questione culturale. Quindi se noi andiamo in altri campionati, queste cose non accadono. Ma perché infatti... tra i giocatori stessi si prendono in giro e quindi si stuzzicano, sì, sì. Vanno a... del furbo. Certo, ma che fai? Alzati, muovi, cioè, lo vedi, no? Dall'atteggiamento. Noi invece simuliamo. Anche l'episodio di Lautaro, secondo me, era assurdo. C'è una scenata del genere, che deve fare Lautaro in quel caso lì? Deve tagliarsi la gamba? Non può, quindi lì dobbiamo cambiare come cultura e spero che le nuove generazioni possano avere un altro tipo di atteggiamento. Infatti, Carlo, volevo venire da te per chiudere, poi vediamo la clip su Juventus Inter realizzata dal nostro Andrea Mantovani, e chiederti se nei campionati stranieri dove tu hai militato e militi ancora c'è invece un atteggiamento un po' più maschio. Sicuramente c'è un atteggiamento un po' più maschio, ma soprattutto c'è un atteggiamento durante la settimana meno rivolto a queste cose qua. Meno polemico, una volta finito il discorso dell'arbitro, si può aver sbagliato un po' meno, la società farà le sue proteste, manderà la videocassetta per reclamare, per fare, cioè, nelle maniere ufficiali come si fanno, ma non se ne parla la domenica, il lunedì, il martedì, il mercoledì, o addirittura andiamo a tirare fuori il palo di Pjanic di 3 anni fa, allora io vado a tirare fuori il gol di Montari di 8 anni fa, che se no non sarebbe nata tutti gli scudetti. Cioè, il gol di Turone. Andiamo al gol di Turone, siamo però, a posto. Ecco, c'è un calcio un po' più maschio, ecco, poi le simulazioni ci sono dappertutto, gli errori ci sono dappertutto, la malafede c'è dappertutto, però è l'andamento settimanale diverso all'estero rispetto all'Italia. Lautaro e Rabiot meritavano il secondo giallo, chiede Luca. Chi è che vuole rispondere? Nicola. Per me no. Per te no. Lautaro no. E Rabiot? Per me nessun di due, perché io vorrei vedere le partite che finiscono in 11 contro 11 anche, e passare sopra un po' a tante cose. Che poi peraltro è stata, poi adesso entriamo anche sulla dinamica del gioco, è stata una partita grintosa, sì, carica, fisica, bella, no? Maschia per certi aspetti, troppo, visto che abbiamo utilizzato questo aggettivo. Anche un po' nervosa in certi momenti. Sì, ma ci sta, è anche una partita importante, molto importante per l'Inter, molto importante anche per la Juventus. Abbiamo visto prima passare anche i post social con le parole di Massimiliano Allegri da una parte e Simone
Simone Inzaghi dall'altra. Di fatto l'Inter si è rilanciata, lo diceva prima David Pratelli. Infatti il nostro domandone che proponiamo a tutti è questo, ed è: Inter di nuovo in corsa, sì o no? Magari fateci sapere cosa ne pensate al 349-3276-004. Inter di nuovo in corsa, eccolo qua, grazie alla regia. E comunque la Juventus, se c'era una piccola, lontana speranza di poter arrivare allo scudetto con la sconfitta di ieri, direi che questa speranza, l'ha detto anche Allegri, è archiviata. Vediamo la clip e poi dovremmo avere Simone Inzaghi. Dovremmo averlo qui, nei nostri studi, negli studi di Sport Italia. Clip. Sarà felice. Felicissimo. Tra gioie e delusioni, amarezze e festeggiamenti, di nuovo tante polemiche. Ancora una volta, una classe arbitrale che non sembra mantenere le aspettative. Ancora una volta, un VAR che non sembra beneficiare nessuno, né arbitri né squadre. Un colpo di doppio VAR, infatti, regala all'Inter un successo in casa della Juventus che mancava da quasi 10 anni. Coi nerazzurri che rimangono in corsa per lo scudetto proprio nel weekend più pericoloso. Con un successo di cortomuso contro chi di cortomuso ci ha costruito una sorta di religione. Dall'altro lato, una sconfitta che le speranze tricolore le fa perdere definitivamente. Coi bianconeri che restituiscono e pagano, in un colpo solo, tutti i privilegi di tante partite vinte forse senza meritare. Pagando tante sfortune, come traverse, pali, rigori fischiati e ripetuti e rigori neanche fischiati. Siamo a meno 7. La corsa al titolo è ancora tutta da scriversi. Allora, sono particolarmente onorata che Simone Inzaghi è venuto a trovarci nei nostri studi di Sport Italia, di Leo Talk Serie A. Mister, beh, insomma, una vittoria importantissima, perché da questo momento l'Inter torna pienamente in corsa per lo scudetto. Io penso, scusate per la voce, ma l'ho un po' tribolata. Ha urlato molto ieri, Ho urlato molto, sì, perché purtroppo abbiamo perso una partita ingiusta. Ma come avete perso? Guardi che ha vinto contro la Juventus ieri l'Inter. Ah, sì, abbiamo vinto? Sì, 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 1-0. Mi ero perso, non mi ricordavo più niente. Allora abbiamo vinto, allora siamo bene, sono contento. Allora devo dire che è stata una partita, abbiamo meritato di vincere, abbiamo dominato per 90 minuti, la Juventus l'abbiamo messa ai paletti, per cui insomma... Allora, questo così così, mister, questo un po' così così, perché forse ieri è stata la migliore partita della Juve di questa stagione, però ha vinto l'Inter, insomma. No, io penso, va bene, l'importante è vincere, insomma, abbiamo vinto e la Juventus, pazienza, sono contento così, ecco, basta così, sono contento. Va bene, grazie a Simone Inzaghi, l'importante non è vincere, è partecipare. Vi faccio vedere la classifica come si presenta in questo momento, perché in realtà questa sera giocherà il Milan, cioè Milan-Bologna, quindi rispetto al tema vertice, perché su questo ci siamo concentrati adesso, il Napoli ieri ha fatto il suo dovere, ha vinto e quindi è a 66 punti, tanto quanto il Milan. L'Inter 63 con una partita ancora da recuperare e la Juventus a 5 punti dalla Roma, 59 punti. Carlo, tra l'altro, proprio per entrare un po' nel merito della gara di ieri, anche rispetto alle parole di mister Inzaghi, hai preparato una grafica con un po' di dati che ci aiutano a capire come hanno giocato le due squadre, sì, concretamente. Esatto, è stata una partita completamente diversa da quelle che siamo abituati a vedere. La Juventus ha fatto una partita non da Juventus, meritava sicuramente di vincere o perlomeno di pareggiare, ha fatto cose che durante l'anno non ha mai fatto perché vediamo, ha avuto più possesso palla, ha fatto più giocate utili, ha fatto addirittura un pressing, vedete lì il baricentro, il pressing sui 56, sui 60 metri, quando la media del campionato della Juventus è 30, e proprio il contrario dell'Inter. Ha giocato addirittura 60 palloni nella zona area dell'Inter quando la Juventus ne giocava solo una ventina alla media, e addirittura ha fatto 23 tiri, solo 6 dentro a dire il vero, però 23 tiri contro i 4 dell'Inter. L'Inter ha dimostrato anche ieri quello che ha fatto in tutto questo 2022, ossia assolutamente niente. L'Inter è lì, per quanto è partita bene all'inizio, però in questo 2022 non sta dimostrando nulla, e io trovo non corretto queste ultime due partite arbitrate a favore dell'Inter, perché vanno a penalizzare ieri un po' la Juventus, ma soprattutto Napoli e Milan, che invece stanno dimostrando durante tutto l'arco dell'anno forse di meritare loro due di giocarsi il campionato, perché la Juve stessa
questi dati lo dimostrano, ieri è gran partita, però ha dei contropiedisti, quindi non ha giocatori per poter fare questo tipo di partita, e infatti poi l'ha pagata, però la Juve in tutto l'arco dell'anno, non avendo mai vinto col Milan, non avendo mai vinto con l'Inter, non avendo mai vinto col Napoli, è anche giusto che non sia lì a giocarsi questo, certo, il campionato. Questo senz'altro. Quindi spero che la partita di ieri, così palesemente arbitrata male a favore dell'Inter, e ripeto, non sono juventino, non sono milanista, non sono... No, stiamo facendo un'analisi. Sei Shakhtar. Spero non vada a penalizzare troppo Milan e Napoli, che invece, secondo me, finora nelle 32 partite hanno dimostrato un qualcosina in più, e quindi spero che in questo finale campionato siano loro due a giocarsi il campionato. Poi parliamo tanto di Napoli quanto di Milan. Igor, velocissimo, che poi andiamo in pubblicità. Allegri ieri ha detto che ha visto la Juventus della prossima stagione, però, cioè che ha posto le basi e ha visto un gioco che è quello che proporrà in maniera consolidata per la prossima stagione, quando a quel punto gareggerà per lo scudetto. Credo che questo sia quello che si augurano tutti i tifosi juventini, sicuramente sarà così se il mister dice questo. Tieni conto che qualche settimana fa, quando la Juve comprò Zaccaria e prese Vlahovic, io dissi: se fossi un tifoso juventino non mi focalizzerei troppo su quello che succederà da adesso a fine campionato, ma su quello che succederà da luglio in poi. Quindi probabilmente Allegri ha già le idee molto chiare su quello che sarà la prossima stagione. Questa è un po' di transizione, lo sta dimostrando. Comunque, Valeria, per concludere direi che ieri ha vinto un Inter allegriana. E allegra anche? L'Inter? Era allegra? No. Dopo la gara sì. Dopo la gara sì, ma, prima della gara non tanto. Durante non l'ho visto molto allegra, anzi l'ho visto un po' depressa. È un po' depressa. Sotto tanti aspetti. Però credo che sia il naturale trend degli ultimi due mesi, e quindi serviva un qualcosa che stimolasse anche una certa emozionalità nel proporre calcio. Quindi io credo che questa vittoria darà comunque il là a una ripresa. Questo senz'altro. E vediamo cosa farà il Milan questa sera, perché a fronte ormai di tutti, sì, i risultati acquisiti, questa sera la squadra di Pioli, se vuole stare lì, deve vincere contro il Bologna. Due minuti di pubblicità e poi torniamo ancora in diretta. Leo Talk Serie A, il calcio sia con voi e quindi anche con noi. A tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati, sempre in diretta, seconda parte, Leo Talk Serie A, leovegas.news. Sarebbe bello però che potevate farmi anche un applauso, così, visto che siete in tre oggi. Ah, bisogna fare un applauso. Ma no, perché non c'è lo studio, sapete è che vero, non c'è il pubblico, vero, no? Rifacciamo, dai, ben ritrovati, senti che bello, dai, no? Dai, fa studio, insomma, siamo nella grande famiglia di Sport Italia, ci sta. Anche tu, Barbazza, applaudi da remoto, ecco, perfetto, ci siamo. Però, scusa, Vale, ma ci hai messo di fianco a un uomo abbronzato. Ma... Sì, in effetti è vero. Stoniamo un po', no? Bianco. Ma perché sono abbronzato? Da dove arrivi? Io? Ma sei tu quello che sta abbronzato? Ma perché lui è contiano, nel senso Carlo Conti, però, non Antonio. Ah, infatti è quello. Hai ragione. Va bene, allora, tra pochissimo ci collegheremo, appena lo vedo nel monitor di servizio, ci collegheremo con Paolo Ottavio Moneta in arte Fantapaz, perché abbiamo il nostro concorso di fantacalcio. Tra l'altro andate su leovegas.news per tutte le informazioni e per iscrivervi, così insomma sperimentiamo fino a maggio. Però Carlo, nel frattempo, tu hai preparato anche una grafica che ci racconta un'altra gara molto interessante di questo weekend. Un po' di dati, insomma, sì, su Napoli-Atalanta. Non è proprio sulla gara specifica, però Napoli-Atalanta è stata una partita strana. Su alcuni giocatori. Bravissimo, ecco. Sono su due giocatori. Per tornare un po' anche al discorso di tutta settimana scorsa. Quando vediamo, si parla di gara si parla anche di giocatori, sì, soprattutto giocatori giovani. Bravissimo, uno ecco. Italiani, bravo Nicola. 18 e 20 anni, quindi per far vedere, hanno giocato ieri, sono stati i migliori in campo delle rispettive squadre, sono stati due giocatori che nelle rispettive squadre, quindi in Atalanta, Scalvini e Zanoli nel Napoli, hanno toccato più palloni. Scusa Carlo, squadra. Scalvini ha 18 anni, esatto, e Zanoli 21, esatto, giusto per specificare, esatto, anche l'età. Quindi se toccano così tanti palloni, e Nicola lo può confermare, e in più passaggi, vediamo sotto i passaggi riusciti, quindi li toccano anche di qualità, vuol dire che hanno anche personalità, quindi, certo, non è che sono stati messi in campo per toppare il buco perché mancava qualcuno, hanno fatto dei recuperi, quindi anche difensivamente, perché sono difensori, hanno fatto bene, ma nello stesso tempo hanno fatto giocate utili. Questo per dire cosa? Che è vero
tutto il discorso che diciamo che ci sono pochi, tanti stranieri in Italia, ma ci sono i giovani vanno fatti giocare perché ci sono dei giovani bravi. E per chiudere, quindi questo per dire che Mancini, visto che resta Mancini quanto sembra, ha già materiale, non è che ci sia da rivoluzionare, ci sono dei grossissimi problemi per migliorare il calcio in Italia e soprattutto per rafforzare la nazionale, però ci sono, ci vogliono allenatori che abbiano il coraggio di farli giocare perché li vedono tutta settimana, quindi possono valutare veramente il loro potenziale e poi i talenti. E che li mettono in campo nel fine settimana, esatto. Certo. E dopo a questo punto, scusate, velocissimamente, siccome approfitto, no, di una presenza importante in studio oggi, due parole velocissime con Spalletti e con Gasperini per complimentarmi, almeno personalmente, per il coraggio anche di far giocare appunto atleti così giovani e magari per certi aspetti inesperti, ma che proprio giocando possono acquisire consapevolezza. Io dico una cosa. Ho paura quando parlo con Spalletti. Mi dica, mister. No, ho giocato con una squadra che poi alla fin fine doveva darsi da fare visto che mancava Osimhen. Certo. Dovevamo giocare così. Soltanto c'è Gasperini e si lamenta sempre. Sai cosa mi ha detto alla fine della partita? Cosa le ha detto? L'ho trovato e ho detto ciao Giampiero. E lui fa, guarda che oggi avete messo un sedere grosso perché noi avevamo bisogno di punti, voi invece vi è andata bene, c'è stato quel rigore, lasciamo perdere, dai, perché sennò dicono che sono sempre polemico. No, infatti mai, lei mai. No. Adesso andiamo tutti in vacanza a Politano, così ci prendiamo il sole e lui ci ha pairato. Va bene, grazie Luciano Spalletti, anche a Giampiero Gasperini. Paolo, buon pomeriggio, Fantapaz, ben ritrovato, ti vedo. Buon pomeriggio a Lena, buon pomeriggio a tutti i tuoi ospiti, saluto anche il mister Spalletti che è andato via poco fa. È difficile entrare con un mister, ecco, è molto complicato. Senti Paolo, qual è il giocatore che è stato più interessante dal punto di vista del fantacalcio in questo weekend estremamente ricco? Valerio, certo, vedo che l'Udinese è un attaccante di circa 1,95 m, di 24 anni, che ieri ha preso un bellissimo mezzo in pagella perché ha fatto una bella tripletta contro il Cagliari. È un attaccante che tutti ci aspettavamo da inizio stagione perché se ne parlava davvero un gran bene, ha fatto fin qui 11 reti, anche se devo dire che è stato a secco per 9 giornate. Mi aspetto da lui che continui sulla parte dei carrieri e da qui a fine campionato metta a segno almeno altre 4-5 reti per rendere felici tutti i nostri allenatori. Stavo guardando Nicola, fantavoto 8,5, è un signor fantavoto. 3 gol. Sì, ha fatto 3 gol per questo. È un giocatore che avevamo già notato all'inizio del campionato, ci aveva anche fatto vedere qualcosa di interessante. Ha avuto poca costanza, nell'ultimo periodo non l'abbiamo più sentito, quindi questo deve essere anche un segnale che è un giocatore che ancora deve adattarsi bene con le sue caratteristiche al calcio italiano. È un giocatore che sa fare diverse cose, ha queste leve lunghe e quindi lui è bravo nell'essere tempista in area di rigore pur avendo queste gambe, viene a legare il gioco spesso e lo fa anche discretamente, poi predilige ovviamente quella profondità che non sempre gliela danno, però è un giocatore che può diventare ancora più completo secondo me. Beh, visto l'età, 24 certo. anni, è un giocatore da attenzionare e da far maturare. Senti Paolo, ma Scalvini e Zanoli, di cui abbiamo parlato in precedenza, dal punto di vista del fantacalcio, che tipo di posizionamento hanno? Ma all'inizio non erano neanche quotati nel listone perché non ce l'aspettavamo. Adesso sono per il momento delle buone scelte, anche perché stanno trovando via via titolarità. Certo, sono ragazzi giovani, possono essere dei colpi no post anche per il prossimo anno. Senti Paolo, io prima ho detto che è importante andare sul sito di diovegas.news perché anche se mancano non tantissime giornate alla fine di questo campionato, ma noi stiamo sperimentando la nostra Fantalega, quella proprio Leo Vegas. Come procede la sperimentazione? Esatto, possiamo ancora iscriverci alla Fantalega di Leo Vegas.news. Procede bene, ci divertiamo davvero tanto. Questa giornata Piemontese 88.5 a
fatto 88.5 punti, appunto avendo messo in campo Zeto. Secondo Eire 2014 con 83 punti e terzo Timo Tim con 81 punti e mezzo. Potevano ancora scrivere, potevano ancora giocare con noi. Paolo, io voglio dire, Paolo, mi senti? No, ti volevo dire che nella tua, visto che si parlava di Scalvini, nella tua Fanta Lega, Scalvini ci sta bene, capito? Sì, direi di sì, perfetto. Lo vedrei bene anche come presidente, insomma, di questa Fanta Lega. Qui possiamo discutere di questo, qui possiamo discutere di questo, va bene? Grazie Paolo, un abbraccio, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ragazzi. Dimmi Igor, tu che sei lì vicino a Scalvini. Quando il mio caro amico Davide ha preso la parola, già stavo dicendo, pensavo dicesse che colui che è arrivato primo non sappiamo il nome, sappiamo solo che è piemontese. Pensavo facesse sta battuta qua, conoscendo. No, in realtà io invece stavo proprio osservando la classifica della nostra Fantalega. È carino però i nickname che si scelgono. Piemontese è carino, insomma. Eire, insomma, vabbè. Vero. Qui si potrebbe aprire una discussione. Simo Tim, tu come ti chiameresti, Carlo, ad esempio? Sai che io non sono per il fantacalcio, però non saprei che nickname. Nicolis. Nick. Che potrebbe essere confuso con Legro, ma lui se si chiama Legro siamo no, no, io c'ho il mio, io c'ho il mio quello famoso. Tu c'hai il tuo quello famoso? Loro potrebbero fare Duca, Duca. Tu sei sempre il Duca, eh? Duca. È il Duca lui, lo sapevi? Lo so che balla il Duca Tuca, lo so. Pensa se fossi il Duca di Bridgerton. Duca di Modena. Va bene, va bene. Quello. Allora, facciamoci seri. A proposito, Duca, è il tuo momento, perché vogliamo concentrarci sulla prossima giornata di campionato, anzi guardiamo velocissimamente il prossimo turno, perché vogliamo ogni volta, ogni lunedì, che Nicola, che è il Duca per l'appunto, si concentri in termini di lavagna tattica su una partita, proprio per cercare di capire, anticipare come si potranno come potranno scendere in campo le squadre. In questo caso abbiamo scelto Napoli-Fiorentina e quindi vediamo la lavagna tattica di Leo Talk con Nicola Legruttaglie. Vai, lavagna tattica. Sì, allora, abbiamo scelto due squadre, Napoli e Fiorentina, che si somigliano per certi versi, no? Per struttura tecnico-tattica. Sono, diciamo, squadre che possono somigliarsi. Perché se partiamo dalla prima però, la prima immagine, torniamo primo video, allora. Iniziamo dal Napoli. Ok. Allora, qui abbiamo la Fiorentina, ok, eccola qua. Perfetto. Allora, la partita che avremo, piano piano, stop un attimo, noi abbiamo il Napoli che ha sempre dimostrato di essere una squadra molto, molto brava nel palleggio, quindi sia nella costruzione, che predilige tanto, sia anche nel venire a giocare tra le linee. Quale può essere il vantaggio e la strategia del Napoli? Avendo una Fiorentina che spesso usa un baricentro alto, viene in pressione forte sui portatori di palla, e quindi crea, avendo difesa alta, crea uno spazio sempre tra le linee. Dove potrà svilupparsi la strategia efficace del Napoli? Nel giocare con Zielinski tra le linee. Perché? Perché Zielinski deve portare uno dei due centrali della Fiorentina a scalare in avanti, la Fiorentina a scalare in avanti per permettere a Osimhen, come è successo all'andata a Firenze, vi ricordate, dove lui conquistò il rigore, per permettere a lui, andiamo avanti col video, di andarsi a giocare l'uno contro uno con il suo marcatore diretto, quindi con una palla diretta, che in questo caso tra Lobotka o Anguissa, si andrà a utilizzare per andare sempre a attaccare la profondità con Osimhen, che lo fa benissimo. Quindi le uniche, diciamo, problematiche della Fiorentina, se non anche esternamente nell'uno contro uno, potrebbe essere questo sviluppo di gioco da parte del Napoli. Andiamo avanti. L'altra differenza, e qui subentrano le caratteristiche, andiamo nella seconda per favore, questa è la terza, l'altra che avevo preso in considerazione. Quello che può succedere è questa qua. Può succedere che Mertens, ok, quando gioca Mertens, la caratteristica del Napoli cambia nello sviluppo, perché Mertens è uno che viene a legare il gioco, e quindi quali saranno le soluzioni alternative? Gli inserimenti di Politano da una parte, Insigne dall'altro, che prediligono sempre
partire dall'esterno per chiudere dentro, e quindi il gioco si svilupperà in un'altra maniera, con Mertens che viene a legare il gioco e le due punte esterne che andranno ad attaccare sicuramente la direzione dei due pali. Io chiamo sempre le mie porticine preferite, cioè questo è uno spazio dove secondo me né i difensori né i portieri possono mai intervenire, perché è una zona molto efficace per far gol. Per quanto riguarda la Fiorentina invece abbiamo una squadra che ha dimostrato grande intensità, andiamo alla prossima, grande intensità, eccola qua, dove predilige un gioco di catena, spesso arriva Biraghi da una parte, Gorgonzola, adesso non mi ricordo se è stato Odriozola, mi dimentico sempre il suo nome, esatto. E quindi loro puntano a che cosa? La caratteristica della Fiorentina è creare densità da un lato per permettere dall'altra parte, con cambi gioco veloci, l'uno contro uno. Ecco perché da un lato Gonzalez, hanno preso anche i Coné, perché bravi nell'uno contro uno, perché vogliono sfruttare queste caratteristiche. L'altra caratteristica qual è? Che nel momento in cui c'è un gioco di catena sono bravissimi, andiamo avanti, come vedete, sono bravissimi a riempire l'area, sia con le due mezzale, Cabral che è un giocatore molto forte da questo punto di vista, e con Gonzalez dall'altra parte. Quindi il Napoli dovrà stare attento a queste dinamiche che spesso la Fiorentina usa per essere pericolosa. E questa sarà una partita, secondo me, molto interessante, molto vivace, molto bella da notare, anche dei particolari che spesso non si vedono nelle partite di calcio, perché ci sono degli allenatori che studiano e non si fermano solo a una strategia, ma ne hanno diverse durante l'arco della partita. Allora, grazie Nicola, disamina ipercompleta rispetto alla prossima gara, applauso effettivamente ci vorrebbe anche da questo punto di vista. Allora, pochi minuti, tra poco ci collegheremo telefonicamente con un giornalista che segue il Milan, ma volevo restare a questo punto sulla gara di stasera, Milan-Bologna. Caro Pratelli, mi dica. Parto da te, ma in qualità di David Pratelli, mi dica, questa no, volta. Sono tutto serio, mi dica. Allora, il Milan, sì, a fronte della vittoria del Napoli, sì, della vittoria dell'Inter sulla Juventus, quindi non una partita qualunque, come scenderà in campo questa sera? Cioè, ulteriormente agguerrito per mantenere il primo posto, con le gambe un pochettino che tremano? È lì che fa la differenza, perché se il Milan vuole dimostrare di essere una grande squadra, una squadra matura per vincere lo scudetto, stasera deve vincere senza problemi, cioè dominando l'avversario senza dover fare tanti calcoli. Quindi io credo che il Milan stasera proprio è la classica partita dove si gioca un match point per lo scudetto, perché sennò, se stasera il Milan non dovesse farcela a vincere, a portare a casa tre punti, allora qua ti puoi giocare anche lo scudetto. Allora mi complicate la vita da soli. 349-3276-004, fateci sapere cosa ne pensate della gara di questa sera. Intanto io do il buon pomeriggio a Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, benvenuto. Ciao a tutti voi. Ciao Jacopo. Senti, abbiamo parlato tantissimo chiaramente della gara tra Juventus e Inter, abbiamo parlato della gara tra Napoli e Atalanta, però questo weekend non è ancora concluso, perché stasera c'è Milan-Bologna. Giustamente David sottolineava che se il Milan ha aspirazioni da scudetto, questa sera deve scendere in campo e portarsi a casa tre punti, non c'è un'alternativa. Ma anche aspirazioni da primi quattro posti, e non ci sono minimamente alternative. Non so se mi senti, vedo che c'è un grandissimo ritorno. Aspetta che sì, no, infatti anche noi non ti sentiamo benissimo, Jacopo. Proviamo adesso a ripristinare un momento il collegamento. Vado intanto da Carlo Nicolini un momento. Carlo, che gara ti aspetti questa sera tra Milan e Bologna? Perché anche il Bologna comunque è una squadra ostica. Mi aspetto una gara difficile, perché Bologna è una buona squadra e, senza stare a dire cosa, ma c'hanno delle motivazioni in più. Certo, e quindi caspita, facciamo in bocca al lupo soprattutto a Sinisa, ma quindi i giocatori daranno... Grande guerriero Sinisa, sotto tutti i punti di vista. E la squadra rispecchia il suo allenatore, oltre a giocare bene, quindi non solo come guerriero. Il Milan sa che deve vincere a tutti i costi, ma non, dal mio punto di vista, per i risultati di ieri, ma indipendentemente, perché se non vince stasera in casa col Bologna con 70.000 persone e con le altre due dietro,
che a prescindere che sta rilanciata all'Inter, ma vuol dire, come ha detto David prima, che allora ti complichi la vita da sola, allora non vuoi, allora torni al pareggio con la Salernitana, torni alla sconfitta con lo Spezia, insomma. Se vuoi vincere lo scudetto devi andare a prendertelo. Certo. Adesso il Milan ce l'ha nelle proprie mani, deve dimostrare, mi sembra che in questo momento della stagione ha quasi tutti a disposizione e anche in buona condizione, quindi sta l'allenatore a continuare. Ho detto prima che secondo me Spalletti e Pioli sono quelli che hanno dato un qualcosa in più durante le 30-31 partite, 32 fino ad ora disputate, quindi deve continuare, deve farlo ancora per un mesetto e mezzo e poi chi sarà più bravo tra i due si porterà a casa lo scudetto. Proviamo a sentire se Jacopo c'è ancora e soprattutto se non c'è il ritorno. Jacopo! Ci sono! Ecco, forse è meglio adesso, ti sentiamo sì, meglio anche noi. Perfetto. Hai qualche aggiornamento a qualche ora dalla partita rispetto alla formazione? Carlo diceva dovrebbero essere tutti disponibili, non so se hai qualche aggiornamento così da darci in diretta. No, aggiornamento vero no, nel senso che l'unico vero dubbio secondo me è l'impiego di Brahim Diaz. L'unico vero dubbio che ci può essere in questo momento, però credo che secondo me alla fine giocherà, anche perché è il giocatore per me più talentuoso che c'è in rosa, quindi sarebbe abbastanza sciocco non farlo scendere in campo dal primo minuto. Senti Jacopo, ma secondo te in questo momento il Milan può temere di più il Napoli o l'Inter? L'Inter, secondo me l'Inter è favorita e si sono visti episodi che ti fanno pensare che l'Inter sia favorita. Beh, qua abbiamo parlato tanto di questo in tutta la prima parte della puntata, quindi dai, un tuo pronostico per la gara di questa sera prima di salutarti e ringraziarti. Allora, io mi auguro che il Milan possa vincere. Il campionato non mi piace perché secondo me non è un campionato giusto per quello che si è visto dal primo giorno fino ad oggi, e l'utilizzo del VAR in questa maniera qua può creare soltanto dei disagi, dei problemi. Però prima di salutarvi io volevo mandare un grossissimo abbraccio virtuale a Carlo. Hai fatto grazie. Bene, bravo, bravo Jacopo, grazie, te lo abbraccio io virtualmente, anzi dopo te lo abbraccio veramente. No, anzi, tirategli le orecchie perché è qua a Milano e non viene a trovare. Ma è sempre di corsa per questo. Sono in partenza. Adesso ne parliamo. Ciao Jacopo, un abbraccio, ciao, grazie. Ragazzi, ciao. A questo punto mi ha fornito proprio l'assist. Perché insomma noi lo diciamo spesso, questa è una trasmissione che parla di calcio, parla di Serie A, Sport Italia è un canale che è dedicato allo sport, però nessuno di noi e nessuno del resto dello staff dimentica quello che sta succedendo in Ucraina. Noi abbiamo nel nostro staff il vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, quindi chi meglio di noi è vicino in tutti i sensi alla situazione attuale. Ci sono un po' di novità rispetto alla squadra dello Shakhtar. Carlo, ci vuoi aggiornare? Sì, dai, cerco di farla breve, però siamo andati a parlare con Čeferin, quindi all'UEFA, l'abbiamo incontrato a Vienna, siamo riusciti ad ottenere dalla UEFA un permesso per poter chiedere a chi di dovere in Ucraina di lasciare uscire i giocatori per poter fare delle amichevoli a scopo benefico per ospedali, per bambini, per aiutare la popolazione ucraina, facendo delle amichevoli, e ci è stato consentito, proprio abbiamo saputo stamattina, che tra il 5, il 6 e il 7 di aprile potranno uscire fino al 25, sembra, di maggio. E stiamo cercando di organizzare. Potranno uscire, vuol dire i giocatori attualmente ancora in Ucraina dello allora, Shakhtar? I giocatori, possono... persone ucraine, giocatori ucraini, okay. con dello staff ucraino, perché okay. là vige la legge marziale, certo. quindi gli uomini da 18 ai 60 anni non possono uscire. Con questo permesso, con questa finalità di beneficenza a scopo umanitario, potranno uscire, dovrebbero uscire domani o postdomani. E stiamo cercando di organizzare delle amichevoli, e questo vi invito in caso a venire a vederle, perché le amichevoli saranno le prime, visto che faremo un training camp in Turchia, saranno Fenerbahce e Besiktas, però abbiamo in programma di farla con la Lazio, col Paris Saint-Germain, col Siviglia, e ne stiamo cercando altre. E ripeto, lo scopo è far vedere che il calcio prova a continuare, che il calcio, lo sport, può aiutare, perché tutto ricavato, oltre ad aiutare i nostri giocatori, oltre ad aiutare queste persone che possono uscire almeno per 2 settimane e fare quello
che sono capaci a fare quello che vorrebbero fare nella vita, il ricavato andrà per aiutare ospedali piuttosto che certo, le strutture altre, umanitarie che in questo momento stanno sostenendo dal punto di vista dei civili la guerra. Beh, però mi sembra una bella notizia Carlo. Per questo dirò che io purtroppo non so per quanto tempo non ci sarò qui in questo bellissimo studio, in questa vostra compagnia stupenda. È l'unica ragione per la quale ti mandiamo via. Siamo contenti che non ci sarai. Però ecco, mi collegherò ovviamente da remoto. Con piacere, piacere Carlo. In bocca al lupo a te, Roberto De Zerbi, insomma tutto quello che si riuscirà a realizzare. Vedo Barbazza che applaude, sei contento Igor? Beh sì, sono cose belle che fanno bene a tutti, quindi applauso da parte mia ovviamente. Poi è, portata anche per i giocatori, perché fanno movimento, hanno bisogno di allenarsi. Anche perché non ci dimentichiamo che fare il calciatore per i calciatori è il lavoro, no Nicola? La vita. Quindi, è la vita. Per cui... Va bene, allora 10 secondi, mi fai rivedere Pietro gentilmente dalla regia la classifica, solo perché noi ci siamo giustamente concentrati sulla parte alta, anche perché c'è stata la gara tra Juventus e Inter, però che cosa ci dice la parte bassa della classifica, Nicola? Ci dice che il Cagliari ha avuto un blackout e quindi il Genoa ha grosse possibilità, per come sta giocando, per come interpreta le partite, di recuperare e quindi incredibilmente di tirarsi fuori dalla zona calda. Chissà, insomma le partite ci sono ancora quantitativamente perché possa avvenire anche questo piccolo miracolo calcistico. Ciao Barbazza, ci vediamo lunedì prossimo, se sei negativo ti aspettiamo qui, Certo, non mancherò, ci vediamo, grazie ragazzi. Va bene, allora siccome c'è Savino dietro, io faccio così, Savino guarda. Vengo qua perché approfitto, ne ho tre, saluto da qua per dare il buon pomeriggio. Guarda, guarda come siamo eleganti. Guarda là, che bello. Grazie a Carlo Nicolini. A te. Ti aspettiamo da remoto e sicuramente almeno per la partita contro la Lazio ci saremo anche noi. Vi terrò aggiornati, speriamo di farne più di una in Italia con le difficoltà di organizzare perché ovviamente saranno partite fatte infrasettimanali. Perché i campionati nelle altre parti. Però la popolazione del calcio risponderà, non abbiamo dubbi. Grazie a Nicola Le Grottaglie e grazie a David Pretelli. Thank you very much, merci beaucoup. See you next Monday. Ok, grazie a tutti. E dici dove vai al mare. Esatto, ecco, ad abbronzarti soprattutto. Ecco. Lunedì prossimo, Leo Talk Serie A in diretta, sempre su Sport Italia. Ciao, arrivederci, buon proseguimento di serata.